Bene, allora prima di tutto vorrei ringraziare il dirigente scolastico, gli amici del Rotary e i vostri professori che mi hanno permesso di passare questo pomeriggio con voi, perché voi siete ciò che giustifica in gran parte il lavoro che io e i miei colleghi svolgiamo, perché il nostro scopo è quello di andare avanti nella scienza e di trasmettere quello che noi faticosamente apprendiamo alle nuove generazioni e cercare di consegnarvi, per quello che si può, per quello che è il nostro mestiere, che è dedicato alla conoscenza principalmente dell'universo e del mondo, qualche cosa che fosse un po' di più di quello che la generazione precedente ha lasciato a noi. Quindi diciamo, il messaggio che voglio mandarvi è che c'è una continuità nella storia della scienza da Galileo in poi, e cioè ogni generazione cerca di produrre qualche cosa, di contribuire faticosamente in questo nostro avanzare, che non serve soltanto alla conoscenza, ma serve anche al progresso dell'umanità. Poi magari faccio un po' di esempi più avanti, dopo. Diciamo, spero anche di farsi passare un'oretta interessante su un argomento molto peculiare e abbastanza lontano dalla vita quotidiana, completamente lontano, dire la verità. Quando anche io mi sono messo a teoria della gravitazione, cioè, ma che sta roba? Ma qual è la motivazione per cui sta gente lavora per 30-40 anni per cercare un qualche cosa che è assolutamente aleatorio, e le probabilità che non si venga fuori niente sono molto più grandi delle probabilità di avere successo. Giocarsi una carriera, giocarsi una vita di ricercatore, dopo tanti studi, eccetera, su un tema le cui probabilità di riuscita sono così basse, è veramente fare una scommessa al buio che ha grandi probabilità di non riuscire. Per fortuna nostra è riuscita, come vedete dall'immagine che raffigura graficamente il segnale visto. Beh, ora cominciamo con qualcosina di fisica. Allora, il lavoro del fisico è quello di cercare di capire la fenomenologia dell'universo. La fisica è una scienza sperimentale, si parte dall'esperimento e poi si costruisce la modellistica sulla fenomenologia e poi si costruisce la teoria con l'ambizione di poter arrivare a delle formule che siano le più generali possibili, che ci permettono di descrivere tutta la fenomenologia che abbiamo davanti e poter fare delle previsioni su fenomeni che ancora non sono presenti nella nostra esperienza, ma che la formula ci permette di prevedere e poi andarla a cercare sperimentalmente. Questa è la garanzia che la formula poi è in grado di descrivere il mondo, perché è chiaro che se io la verifico su qualche cosa sul quale non sia stata fondata, questo mi permette di dire che ok, la formula è giusta. Naturalmente questo è un processo di approssimazione successiva. La fisica, le leggi della fisica non sono mai definitive, non esiste la verità. Esiste un'ottima approssimazione a quello che è la fenomenologia. E così avanti si va nella fisica. Però i fisici naturalmente cercano di fare un'astrazione possibile più elevata e quindi avere un atteggiamento sostanzialmente della filosofia, analogo alla filosofia, come diceva prima Sua Eminenza. Ma è chiaro che i legami tra la fisica e la filosofia sono molto stretti, c'è poco da fare. E all'arte, alla bellezza pure, come le nostre ragazze hanno dimostrato. Perché la fisica vuole avere una visione la più generale possibile della bellezza dell'universo in tutti i suoi aspetti. E una delle maniere per cui la fisica, secondo me, ha avuto molto successo, è che sostanzialmente sono state individuate quattro interazioni fondamentali. Ora, quattro poi in realtà si possono semplificare, si possono ridurre, lo scopo finale è arrivarne a una. Perché se c'è soltanto un'interazione fondamentale che si manifesta nei vari casi della fenomenologia in maniere opportune e differenti, allora veramente l'unità della descrizione dell'universo è raggiunta nella sua forma più completa e più potente. Ma noi limitiamoci alle quattro interazioni fondamentali, che già queste sono abbastanza complicate. Allora, nella slide, io cominciavo a mettere l'interazione forte. L'interazione forte è forte, è la più intensa di tutte. Sulla scala piccola, quando sono poche particelle, di gran lunga la più importante. Ed è quella che lega i nuclei, i protoni, all'interno degli elementi.
Quindi è essenziale, perché se non ci fosse interazione forte gli elementi non sarebbero presenti, quindi la nostra esistenza non ci sarebbe. Poi c'è l'interazione nucleare debole. L'interazione nucleare debole è qualcosa di estremamente importante, legata ai decadimenti delle particelle, e ha un ruolo fondamentale, perché è quella che permette alle stelle di irradiare la loro luce. Quindi immaginatevi, senza interazioni deboli il Sole è spento. È proprio grazie alle interazioni deboli che il Sole genera la luce, che poi, attraversando tutti gli strati interni del Sole e l'atmosfera solare, poi attraversando lo spazio, arriva fino a noi. La luce è un qualche cosa di veramente fondamentale, no? Per la vita stessa e anche per la trasmissione dei messaggi attraverso l'universo. Poi c'è l'interazione elettromagnetica. L'interazione magnetica è qualche cosa che tutti noi conosciamo, perché è legata alla corrente elettrica e alle cariche elettriche. Fili e cariche determinano campi elettrici e campi magnetici in maniera più o meno complicata, però tutti i fenomeni elettrici, la luce, le lampadine, il sistema di proiezione, sono legati all'interazione elettromagnetica, dove grazie a campi elettrici e magnetici che generano tutta questa fenomenologia nella nostra esistenza. E poi c'è l'interazione gravitazionale, più facile di tutte. Perché? Perché l'interazione gravitazionale è questo. Scusate, uso la maglietta, ma è un esempio molto semplice di interazione gravitazionale. La maglietta cade, perfetto, facilissimo. Ed è facile perché è proprio dallo studio della meccanica della caduta dei corpi che il nostro corregionale di Galileo Galilei ha fondato il metodo scientifico. È partita da lì la fisica, è partita dai suoi studi, dai suoi ragionamenti, dalla lettera di Galileo a Paolo Sarpi nel 1600. In una lettera l'uomo ha posto i principi dello studio scientifico del mondo. Sai che in mente era quel mondo. Soltanto che la gravitazione in realtà non è poi così banale. Newton, nello stesso secolo di Galileo, ma un bel po' di anni dopo, ha formalizzato sostanzialmente lo studio della gravitazione e ha formulato la legge della gravitazione universale, che tutti voi conoscete: la forza tra due corpi, tra due masse, M1 e M2, oggetti, la massa è la quantità di materia che è legata a un corpo, a un singolo corpo, la forza è proporzionale al prodotto delle masse diviso il quadrato della distanza, e con un coefficiente che si chiama G grande, che è un numero piccolino, in unità opportune della fisica, è 10 alla meno 9, un miliardesimo, 0,001. Per Newton questa formula era in grado di descrivere moltissime cose, in particolare in grado di descrivere il moto dei pianeti intorno al Sole, fondamentale. Non soltanto descriveva la caduta dei corpi sulla Terra, ma descriveva una fenomenologia che andava ben al di là della Terra, quindi una potenzialità in questa formula straordinaria. E le due frasi che vedete qui scritte: lo spazio è assoluto, è invariabile, e il tempo pure. Poi si arriva all'inizio del 1900. Albert Einstein rovescia completamente, arricchisce la meccanica, le trasformazioni dei sistemi di riferimento che si muovono di moto relativo uno rispetto all'altro, la trasformazione di Galileo, per cui l'osservatore dal treno vede la mela che cade opportunamente lanciata dal contadino, eccetera, eccetera. Einstein rivede il tutto. Poi dopo si pone il problema di rivedere anche la gravitazione di Newton, e la rivede in una forma un po' complessa, perché il principio fondamentale della revisione di Galileo, di Einstein, che ha cambiato il paradigma della gravità, è di dire: bene, in realtà la forza non dipende dalla presenza di due corpi, ma ogni concentrazione di massa deforma questa specie di membrana che è lo spazio-tempo, che riempie l'universo. Vedete lì nell'animazione la Terra che deforma in qualche maniera questa storia di membrana, dove ogni punto, se volete, c'è un piccolo righello e un orologio, perché per Einstein ogni punto dello spazio è caratterizzato da una misura di coordinate e da una misura temporale, da un orologio.
Perché l'orologio? Perché questo già nella attività speciale aveva detto: se voglio comunicare al ragazzo che sta lassù in cima che ore sono, io devo mandargli un segnale guardando il mio orologio con la velocità della luce, perché questa è la maniera più rapida per comunicargli qual è il mio orario. Ma nel frattempo la luce viaggia a una velocità finita, il mio orologio è già andato avanti, quindi il tempo mio quando lo riceverà lui è diverso dal tempo mio misurato a me, da me in quell'istante. Quindi diciamo, il problema della sincronizzazione e il problema della localizzazione degli orologi nello spazio-tempo è un problema molto serio. Allora, per Einstein, le masse dicono allo spazio come deformarsi, ma lo spazio-tempo dice alle masse come si devono muovere. Vediamo se la piccola animazione sottoparte. E qui vedete che gli oggetti si muovono in questa serie di valli e di colline seguendo opportune traiettorie, che non sono le traiettorie rettilinee di un corpo che segue imperturbato la sua strada quando niente lo modifica, ma seguono l'attrazione delle masse semplicemente perché percorrono le valli e le colline obbligati da questo saliscendi, non perché c'è la forza di Newton. Ora, questo non contraddice la forza di Newton comunque è valida, la descrizione di Galilei, di Einstein comunque rispetta la descrizione di Newton come un caso particolare quando le velocità dei corpi sono molto piccole rispetto alla velocità della luce. Einstein aveva scoperto qualche anno prima della formulazione della gravità generale che la velocità limite di qualunque fenomeno è la velocità della luce. Quindi se c'è una velocità limite vuol dire che c'è un qualche cosa per cui il rapporto tra i moti e le possibilità di movimento sono abbastanza condizionate, e questa è una sua sostanzialmente la conseguenza della sua riflessione proprio nel caso della gravitazione. Le previsioni della relatività generale di Einstein sono state sperimentate varie volte, a partire dal 1919, la formulazione del 1915, dal 1919 un astronomo, Eddington, ha osservato il fatto che la luce emessa da una stella che doveva stare nascosta rispetto al Sole in realtà segue una traiettoria che non era rettilinea ma veniva incurvata dalla presenza del Sole, e quindi è come se la posizione apparente della stella fosse in un luogo differente da quello in realtà in cui la stella si trovava, come ha fatto a vedere, perché ha scelto delle stelline che mandavano dei segnali ben distinguibili, per cui con delle segnature chiare, quella stella era la stella XYZ, non era un'altra, e lui la vedeva spostata rispetto a dove doveva essere, e quindi questo ha portato ai fenomeni di lenti gravitazionali, per cui per esempio questo è un caso recente in cui una supernova è esplosa dietro questa galassia, ma qui si vedono quattro pallini che si accendono come se fossero quattro supernove. No, è una sola che manda la sua radiazione che gira intorno alla galassia per arrivare a noi. Ora vi presento l'unica equazione che vi faccio vedere durante questa chiacchierata. Una sola. È l'equazione fondamentale della relatività generale. È l'equazione più complicata che ci sia, perché è un'equazione che lega questo T e questo G sono delle quantità che hanno in realtà 16 numeri e le equazioni sono tra loro accoppiate, è una cosa terribilmente complessa, e quindi non ve la scrivo completa, però voglio sottolineare proprio per voi ragazzi che questo è un tipico esempio di equazione della fisica in cui si lega una causa con l'effetto. Le equazioni della fisica sono semplicemente questo, una formulazione matematica della fenomenologia causa-effetto. Perché se c'è una causa, in questo caso la presenza di massa o di energia è uguale a mc quadro, equivalenza tra massa e energia, relatività speciale, e qui è assolutamente mescolato, massa o energia però restano sulla stessa zuppa, anche per la natura. La presenza di massa ed energia determina una deformazione della geometria. Voilà. Questa è la formulazione matematica di quello che dicevo 5 minuti fa. Ora, non discuto questa equazione, ma vi faccio notare questo coefficiente qui in mezzo. 8 pi greco, 24, 25. G, che bello, è la costante di Newton. Anche nell'equazione di Einstein c'è la costante di Newton. Questo fa capire
che Newton c'è sempre valido, perché non è che l'equazione di Einstein cancella, è un'evoluzione della descrizione della natura rispetto a quella di Newton. Ok? Quindi un esempio, come dicevo prima, la fisica cammina avanti, le equazioni precedenti erano valide, sono conglobate in equazioni più sofisticate e più potenti che descrivono il mondo intorno a noi. Questo quindi è 10 alla meno 9, lo dicevo prima, un miliardesimo, 0,00, ah, è piccolino, Ma il dramma viene quando guardiamo il denominatore, C, la velocità della luce, 10 alla 10 le unità tipiche della fisica, alla quarta potenza, 10 alla 40, quindi, voi ragazzi, 10 alla meno 9 diviso 10 alla 40 è 10 alla meno 49. Ecco qual è il problema. 10 alla meno 49 è la scala per cui la massa deforma la geometria. Per Einstein, io, 70 kg abbondanti, deformo lo spazio-tempo. È ovvio, se l'equazione vale per qualunque massa, vale anche per la mia concentrazione di massa. Di quanto deformo camminando lo spazio-tempo intorno a me? Questo è il fattore, dice a meno 49, cioè lo spazio intorno a me viene deformato in una maniera assolutamente ridicola. Quindi i fenomeni legati alla presenza di massa per misurare le deformazioni in geometria hanno bisogno di masse o di concentrazione di energia enormi per poter annullare questo coefficiente piccolissimo per poter essere rivelate. Ed è qui la difficoltà fondamentale della ricerca delle onde gravitazionali, esattamente in quel coefficiente, perché quel coefficiente uccide violentemente l'effetto della gravitazione di Einstein. Quindi ho bisogno di una, prima di tutto, una concentrazione spaventosamente grande di massa o di energia. Io devo andare a cercare dei fenomeni catastrofici nell'universo per poter avere delle deformazioni di geometria abbastanza importanti da poter essere rivelate. Quindi, come vedete, già si capisce dove devo andare a parlare. Allora, il signor Albert Einstein nel 1916 ha cercato di risolvere l'equazione, e quell'equazione è tosta, si risolve analiticamente, difficilissima, ma micidiale. Anche con i calcolatori al giorno d'oggi lo risolviamo in alcuni casi particolari con grandissime calcolatori, con ore e ore e ore di calcolo in alcuni casi particolari, eccetera. È un'equazione troppo complicata. Allora, cosa ha fatto lui? Cosciente, conosceva la fisica, conosceva le equazioni del campo elettromagnetico studiate da Maxwell nel 1870. L'equazione del campo elettromagnetico, come sono ragazzi di quinta e quindi qualcosa hanno sentito dell'elettricità e magnetismo, in realtà possono essere riassunte in quattro equazioni. La fisica vuole essere molto sintetica nelle sue equazioni, c'è bisogno di tanta roba. Quattro equazioni descrivono tutti i fenomeni elettrici e magnetici. E ancora non abbiamo avuto controindicazioni di questo. Queste quattro equazioni mescolano campi elettrici e magnetici tra di loro, ma Maxwell, che è l'uomo che le ha raccolte, le ha scritte e le ha sistematizzate, ha trovato una soluzione di queste equazioni. È l'equazione delle onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche sono delle oscillazioni. Dunque, già partito il video. Lo faccio ripartire. Delle oscillazioni di campi elettrici e magnetici, che poi sono quelle che 35 anni dopo, 35 anni sembra un numero magico, il buon Guglielmo Marconi ha trasformato in radio. Di nuovo, vedete l'evoluzione della tecnologia in funzione della scoperta della fisica. La fisica tira fuori delle equazioni, le risolve, tira fuori questa bellissima idea di avere queste oscillazioni, e dopo 35 anni il fisico ingegnere Marconi trasforma queste onde in qualche cosa che si può applicare, quindi crea la radio. Allora Einstein cosa ha fatto? Ha cercato un'equazione, una soluzione analoga. Ha detto, vediamo se io mi metto molto lontano dalla sorgente, perché vicino a questa zona catastrofica io non so risolvere equazioni, cerchiamo una soluzione approssimativa di queste equazioni, e ha provato a cercare una soluzione analoga a quella delle onde. E l'ha trovata. L'ha trovato, che bello. In condizioni particolari, quando c'è una catastrofe e io sono molto lontano, io posso vedere delle onde gravitazionali a quel punto. Allora, torniamo un attimino indietro, non si riuscissi a far rimandare questo video. Questa piccola animazione vi mostra
due oggetti, due masse molto compatte, due stelle di neutroni, oggetti della massa del Sole di 10 km di radio, il Sole ha un raggio di 1 milione di chilometri, quindi queste sono cose spaventosamente compatte, che girando stanno perdendo energia in questo modo, e siccome la loro energia totale si conserva, questa energia venne buttata fuori con emissione di onde, le onde gravitazionali, che si propagano. Questo è il concetto che corrispondeva al calcolo di Einstein. E il finale è tale che si crea un oggetto sferico, simmetrico, che non emette più onde gravitazionali perché è nel minimo dell'energia e quindi non ha altra energia da buttare fuori. Quindi questo è il concetto che sta dietro la soluzione di Einstein delle onde gravitazionali. Allora, la motivazione astronomica di questo studio qual è stata? È che finora noi abbiamo visto l'universo con telescopi ottici, infrarossi, la radiazione di fondo, raggi gamma, gamma ray blaster, raggi X, ma manca informazione sostanzialmente da fenomeni legati alle grandi concentrazioni di massa. Questo manca. E allora questa è stata una delle motivazioni per cui siamo andati avanti in questi studi. Allora, vediamo un pochino quali sono le possibili sorgenti di onde gravitazionali. Sono fenomeni catastrofici, perché abbiamo detto prima, ci vuole tanta massa, tanta energia. Si parte dalle supernove, le stelle che esplodono, si parte dai sistemi che collidono e che formano un oggetto solo buttando via un sacco di energia, e poi si va su, fino al fenomeno più violento che ci sia stato nella storia dell'universo, il Big Bang. Il Big Bang è la madre di tutti i fenomeni violenti, perché in quel momento c'era una concentrazione di tutta la massa dell'universo, tutta l'energia, in un punto, una singolarità, e da quel momento in poi c'è stata l'espansione dell'universo, c'è stata una quantità di energia che si è liberata in un istante, in un tempo brevissimo, e quello è il fenomeno di gran lunga più potente dal punto di vista teorico di emissione di onde gravitazionali. È un po' ambizioso oggi pensare di poter arrivare a vedere eventualmente le onde gravitazionali rilasciate dal Big Bang. Perché? Perché ogni sorgente, secondo la sua quantità di massa che ha a disposizione, la sua energia, butta fuori delle onde con delle frequenze, perché le onde hanno delle frequenze, come le frequenze sonore, e così pure le frequenze delle radiazioni luminose, della GX, raggi gamma, eccetera. Ogni sorgente butta fuori dei segnali con delle frequenze diverse. Questi oggetti qui buttano delle frequenze che sono dell'ordine da 10 Hz fino a 1000 Hz, e queste qua, la radiazione di fondo gravitazionale, in realtà ha una frequenza estremamente bassa. Perché? Perché quando la radiazione di fondo è partita, l'orizzonte dell'universo viaggiava alla velocità della luce, ma anche le onde gravitazionali per Einstein viaggiano alla velocità della luce. Quindi le onde gravitazionali hanno immediatamente riempito tutto l'universo emesse dal Big Bang, e hanno continuato a riempirlo, naturalmente diluendosi, diffondendosi, ma in pratica noi siamo immersi in un mare di onde gravitazionali rilasciate dal Big Bang. Allora, dov'è che c'è un qualche cosa di profondamente teologico, se mi permette, Eminenza, in tutto questo? È il fatto che quando c'è stato il Big Bang, i segnali che arrivano da questa iniziale esplosione dell'universo, ci sono stati segnali luminosi, ma questi segnali luminosi sono visibili soltanto a 300.000 anni dopo il Big Bang. Prima l'universo era una mescolanza di materia e di luce, per cui la luce non filtrava fuori. Quindi con la luce possiamo arrivare a 300.000 anni dopo il Big Bang. Ci sono delle particelle molto leggere legate ai fenomeni di decadimento debole, quelli che vi dicevo prima, che fanno l'energia alla luce del Sole. I neutrini. I neutrini arrivano ben un secondo dopo il Big Bang. Abbiamo telescopi di neutrini già costruiti, altri in costruzione, che vogliono prendere questi neutrini del Big Bang. Prima o poi ci arriveremo, ci vorrà ancora del tempo, però anche quelli ci diranno qualcosa successo un secondo dopo. Bosone di Higgs. Il bosone di Higgs è qualcosa che si è stato creato probabilmente un tempo brevissimo dopo l'inizio del Big Bang, 10 alla meno 15 secondi. Quindi studiando il bosone di Higgs noi possiamo avere idea di quello che è successo all'universo
dopo 10 alla meno 15 secondi sarebbero un milionesimo di un miliardesimo di secondo dopo il Big Bang. Fantastico! Ma non è il tempo t uguale a zero. E noi vorremmo vedere t uguale a zero. Permettimi, Eminenza, di no. Perché? Perché è chiaro che lì la storia universale è nata da quel punto. Le onde gravitazionali sono state emesse, secondo la teoria, quando i fenomeni quantistici e i fenomeni gravitazionali hanno deciso di andare ciascuno per conto suo. Prima era, probabilmente c'era un'unica forza, quanto gravitazionale. E il tempo che ci ha messo l'universo per separare queste due fenomenologie, quella quantistica e quella gravitazionale, è 10 alla meno 43 secondi. Il tempo t uguale a zero. Quindi è chiaro che l'ambizione per 50 anni, voi ragazzi forse potete arrivare, io dispero. Però se becchiamo le onde gravitazionali di fondo dell'universo, noi vediamo l'universo a 10 alla meno 43 secondi dopo la nascita. Cioè vediamo il colpo di tacco, se ne pare te. Che mi sembra che sia un'ambizione, diciamo, veramente filosofica, ben al di là della nostra ideologia e fenomenologia quotidiana. Ora vado un po' più veloce ora per dirvi com'è che si rivelano le gravitazionali. Beh, per rivelarle, intanto bisogna capire che cosa fanno. Queste camminano e, come diceva buon Einstein, fanno, deformano lo spazio-tempo, camminano facendo oscillare lo spazio nella direzione perpendicolare alla loro propagazione in maniere differenti rispetto ai due assi che incrociano la direzione di propagazione. Quindi, se volete, due masserelle poste su un cerchio in questa asse orizzontale si allontanano quando le due masserelle in un asse verticale si avvicinano e viceversa. Quindi è un tutto strain and stress, si dice in inglese, si allunga e si accorcia, si allunga e si accorcia. Quindi dobbiamo misurare la distanza, come vale la distanza tra questi due punti quando l'ordine gravitazionale passa. Meglio ancora, dobbiamo misurare la variazione delle due distanze perpendicolari quando l'onda passa. Concetto semplicissimo, chiaro, no? Ma banale. Basta metterci lì delle palline, si muovono e vediamo quanto si sposta. Questo è il concetto. Allora, come si fa? Dobbiamo capire di quanto si spostano le palline. Di nuovo qui, come vedete le palline che si muovono, che carine, molto carine. Di quanto si muovono? Allora, la variazione di distanza dipende dalla distanza dei due oggetti moltiplicata l'intensità dell'onda. La distanza dei due oggetti sulla Terra io posso farla, che ne so, un chilometro, 10 alla 3 metri, moltiplicata per l'intensità dell'onda. Intensità dell'onda. Quant'è intensa l'onda di una coppia di stelle di neutroni che esplodono nella galassia della Vergine? E allora, facendo il conto teorico, all'Einstein viene un numero che è 10 alla meno 22. Vabbè, moltiplichiamoci per 22 per questo qui e vediamo quanto viene. Facciamo il conto matematico, viene 10 alla meno 19, cioè 0,18 zeri e 1 non fondo. Metri. 10 alla meno 19, vabbè, misureremo 10 alla meno 19 metri. Il problema è quanto è 10 alla meno 19 metri. Un metro lo divido per 100.000 e trovo un batterio. Lo divido per 100.000 e trovo un nucleo, un atomo. Va bene? Un atomo. E siamo a 10 alla meno 10, non siamo a 10 alla meno 19. Dividiamo per 100.000 ulteriormente e troviamo un nucleo, un protone. Un protone misura 10 alla meno 15 metri. Ma noi vogliamo arrivare a 10 alla meno 19. Cioè dobbiamo prendere un protone e affettarlo per 10.000 per trovare la distanza che noi vogliamo misurare. Quindi la distanza che noi volevamo misurare e l'abbiamo misurato è 10 alla meno 19 metri. Non esiste ovviamente un metro, uno strumento di misura del genere sulla Terra. È una misura, tutte le volte che ci penso e che lo racconto, quello che mi stupisce è come hanno fatto a darci soldi agenzie che finanziavano questi esperimenti, perché bisogna essere, matti chi vuole buttare la sua vita a misurare una misura, ma ancora più matti quelli che vogliono investire i soldi dei contribuenti, perché sono soldi pubblici, non dimentichiamo mai, sono soldi dei contribuenti, a fare questa proposta di misura. È veramente una sfida tecnologica, perché capite che una volta capito il principio della fisica, capito qual è la sorgente, e tra un minuto capito qual è il concetto dello strumento da costruire, e dopo c'è l'ingegneria.
dove c'è un lavoro di ingegneri e fisici veramente strettissimo. La fisica moderna non si fa più al tavolino. Io sono un astrofisico teorico, io ho lavorato per 20 anni facendo modellini, poi pian piano, ampliando le problematiche, e ho cominciato a lavorare invece con grandi scale e con tanti ingegneri. Perché? Perché oggi, per poter andare avanti, un laboratorio, come qualcuno di voi forse ha già visto e spero che molti verranno a vedere, è un oggetto grande, molto grande, estremamente grande. Allora, qui un altro, qui vabbè, l'onda gravitazionale che attraversa la Terra, come vedete, quanto l'onda gravitazionale attraversa la Terra non viene assorbita, la attraversa, la passa come se niente fosse. Perché? Perché l'accoppiamento del gravitazionale è debolissimo, quindi l'onda passa, fa oscillare la Terra, sentite che sta oscillando sotto di voi grazie al passaggio dell'onda gravitazionale, e poi se ne va, perché l'onda viaggia per il tempo in cui è stata generata. Se il fenomeno di emissione è durata pochi minuti, è l'onda che attraversa per pochi minuti. Noi stiamo misurando, se volete, un'altra maniera per dirla, le variazioni della distanza tra la Terra e il Sole dell'ordine di dimensione di un atomo. Allora, qual è il concetto dell'esperimento? Il concetto dell'esperimento è usare un interferometro. Un interferometro è, se parte questo breve video, è un sistema concettualmente molto semplice. Un raggio luminoso viene sparato da una sorgente molto stabile e va in tutto tramite uno specchio opportuno, indirizzata in due direzioni perpendicolari tra di loro. Due specchi vengono messi a distanza opportuna dallo specchio centrale, fanno riflettere il raggio luminoso che percorre la distanza di separazione dalla parte centrale, poi i due raggi vengono ricomposti e mandati su uno schermo sul quale noi guardiamo la luce che viene che si ricombina. Ora, se i due specchi sono fermi, la luce la possiamo mettere in tale maniera che lo specchio non sia illuminato, quello finale, sia buio. Come gli specchi si muovono, allora compare e scompare la luce. Perché? Perché il cammino percorso dei raggi luminosi sta variando, perché i due specchi che si stanno spostando fanno variare il percorso della luce. Quindi il concetto, come vedete, è estremamente semplice, elementare. Quindi uno spostamento di 10 alla meno 19 metri di uno degli specchi finali, quello si allontana e l'altro si avvicina, lo vediamo come una variazione di luce sullo specchio finale. Ora, il concetto è semplice, la realizzazione è un pochino più complicata. Perché? Vediamo un pochino. Ecco qui, questa è un piccolo, un'animazione che dimostra come funziona il tutto. Allora, c'è un laser, c'è uno specchio che manda, separa la luce in due direzioni perpendicolari. Naturalmente c'è subito un problema sul laser. La luce del laser deve essere assolutamente precisa in frequenza e in intensità, perché se la sua intensità fluttua, addio vale il segnale. Se la sua frequenza cambia, addio segnale. Ricordatevi quanto piccolo è il segnale che noi dobbiamo misurare. Quindi tutto deve essere estremamente preciso, estremamente fatto ad hoc. Quindi il laser dobbiamo costruircelo da noi, perché in commercio non ce ne sono. Il concetto è di nuovo ripetuto ora. Poi ci sono un certo tipo di problematiche. Intanto, appunto, visto che noi vogliamo misurare una distanza molto piccola, una delle idee fondamentali è allunghiamo la distanza. Ora, siccome noi non possiamo utilizzare 100 km perché nessuna autorità ci darebbe né i soldi né lo spazio per poterlo fare, allora cosa facciamo? Facciamo rimbalzare la luce all'interno di questi cammini e allunghiamo il cammino ottico, per cui da un chilometro lo facciamo diventare 400 km. Per cui miglioriamo la sensibilità dello strumento in questa maniera. Poi, naturalmente, purifichiamo la luce del laser. Non solo ci costruiamo un laser molto preciso, ma purifichiamo la luce e lo facciamo stabilissimo, con un sistema complesso, in modo tale che possa passare ed entrare dentro il nostro interferometro. Un altro problema è misurare esattamente la posizione di qualunque componente ottica. Gli specchi, noi dobbiamo sapere dove stanno gli specchi. Dobbiamo sapere, dobbiamo misurare la loro posizione in maniera tale da non interferire e non spostarli quando li misuriamo, perché è chiaro che è molto delicato, quindi dobbiamo mandare dei raggi luminosi. E poi abbiamo un altro problema, che stiamo sulla Terra e la Terra oscilla. Noi abbiamo microsismicità sulla Terra, voi non ve ne accorgete, ma continuamente la Terra si sta muovendo. Allora noi dobbiamo isolare tutte le componenti dalla microsismicità del terreno.
E allora abbiamo inventato dei strani sistemi di pendoli in modo tale che lo specchio, tutti gli specchi, tutte le componenti, compreso il laser, compreso il rivelatore, qualunque oggetto che si trovi nella struttura, risulti come lievitante sulla Terra. Tutto si muove, ma lui non si deve muovere, perché se lui si muove, addio segnale, e perdiamo tutto. Naturalmente questo non lo possiamo fare in aria, perché in aria c'è la diffusione della luce, quindi la luce viene dispersa e il segnale non arriva. Però dobbiamo mettere tutto sotto vuoto. Quanto sotto vuoto? Possibilmente il vuoto infinito. Zero molecole, naturalmente zero molecole non si fa, ma lo facciamo in condizioni particolari. E quindi abbiamo costruito il sistema più vuoto che esiste sulla Terra attualmente. Il sistema più vuoto sulla Terra sono interferometri LIGO e Virgo, perché sono i più grandi sistemi di vuoto che esistano. Quindi siamo dovuti in particolare inventare le pompe, inventare i sistemi di cattura di molecole pesanti, in modo da impedire che qualunque segnale si disperda. E il risultato è una struttura molto grande. Questo è il nostro interferometro. È un oggetto molto grande, come vedete i bracci sono di 3 km ciascuno. Questo qui è l'edificio centrale dove c'è il laser e il sistema di rivelamento. Siamo una collaborazione internazionale, scienziati e ingegneri di 6 paesi partecipano, sono 300 tra ingegneri e fisici. Ma non basta un solo strumento, perché noi dobbiamo trovare dove si trova nel cielo la sorgente per poterla individuare, e poi dobbiamo essere sicuri che il passaggio dell'onda non è legato a qualcosa di locale, ma è legato a qualche al fenomeno vero, all'onda che passa da lontano e che arriva, non a qualche fluttuazione, a un camion, a una ferrovia, a un treno, a una manifestazione di studenti di vicino. È un qualche cosa che ci viene dallo spazio. Quindi dobbiamo avere più strumenti e vedere in simultanea il passaggio del segnale su più strumenti. E quindi abbiamo bisogno di più strumenti. Allora, attualmente la situazione nel mondo è la seguente. Negli Stati Uniti sono due strumenti, uno vicino a Seattle, l'altro vicino a New Orleans. Poi ci siamo noi. Poi c'è un piccolo strumento in Germania, è lungo solo 600 metri. Poi ce n'è uno in costruzione in Giappone, sotterraneo, quindi un po' più sofisticato, ma sarà pronto tra 2 anni soltanto, non prima. E poi c'è l'idea di mettere un gemello di uno dei due LIGO in India, e questo sarà costruito tra 6-7 anni. Come vedete qui c'è un po' una prevalenza nell'emisfero nord. Ora io non ho potuto partecipare il 14 proprio perché io ero qui in Australia per discutere con le autorità, i colleghi australiani, se non sia il caso di cominciare a riflettere di mettere uno strumento qui, perché più sono lontani e più sono distribuiti sulla Terra è meglio per avere la possibilità di localizzazione del segnale nella sfera celeste. Allora qui un po' di foto degli strumenti. Questo è quello strumento vicino a New Orleans, in mezzo a zanzare, alligatori e palude. Questo è quello di Hanford, non so se avete letto sul giornale qualche giorno fa che c'è stato un incidente nucleare in un centro di deposito di materiale radioattivo, si trova a 10 km dal loro interferometro, come vedete posto molto piacevole. E qui siamo noi in mezzo alla campagna toscana, un po' più tranquilla come posto e più gradevole tutto sommato. Poi i nostri amici giapponesi che hanno appunto questa struttura quasi completata delle montagne del nord del Giappone. Ah, dunque, una riflessione sulla collaborazione. Fino al 2007, e dunque questi strumenti, l'ideazione, come dicevo, è cominciata negli anni 80. Negli anni 90 le agenzie hanno deciso, la parte americana, la parte europea, italiana e francese, di finanziarli. La costruzione è cominciata intorno al 92-93 gli americani, intorno al 97 noi, quindi un po' di anni di differenza. Gli americani hanno cominciato a far funzionare lo strumento intorno al 2000. Noi abbiamo cominciato a far funzionare lo strumento intorno al 2003. Nel 2007, e allora erano ciascuno per i fatti suoi, competizione totale. 2007, primo accordo. Competizione non serve a niente in questo settore. Ci scambiamo i dati. Dal 2007 decidiamo di scambiarci i dati.
perché il passaggio di eventuali onde era un qualche cosa che dobbiamo verificare insieme. Allora abbiamo cominciato a fare dei run scientifici, a prendere dati insieme, perché al momento sono anche sono molto delicate, per cui un po' funzionano e un po' non funziona, bisogna metterci le mani di nuovo, rimettere tutto in equilibrio, risistemare tutti i banchi ottici, perché poi farò vedere la strumentazione ben più complicata di quello che ho descritto finora. E dal 2007 abbiamo cominciato a scambiarci dati. Che bello, abbiamo i dati, noi analizzavamo i dati loro, loro analizzavano i dati nostri, tutti analizzavano i dati loro. Poi è stato deciso, siccome questi strumenti funzionavano bene, però hanno una sensibilità tale da obbligarci a tenerli in funzione, secondo le statistiche delle sorgenti astronomiche, per 100 anni per avere un segnale, e noi non avevamo così tanta pazienza a aspettare 100 anni, perché non avremmo potuto vivere 100 anni aspettando, abbiamo deciso di migliorare gli strumenti. Migliorare gli strumenti cosa vuol dire? Cercare di abbattere tutte le sorgenti di rumore, che ora vi descriverò, di un fattore 10 per poter spostare la distanza massima a cui noi possiamo vedere questi fenomeni di un fattore 10. Se noi spostiamo la distanza di un fattore 10, possiamo analizzare un volume che è 10 al cubo, 1000 volte più grande del precedente. 1000 volte più grande vuol dire che abbiamo migliorato la probabilità di vedere un segnale di un fattore 1000. Capite? Invece di un fenomeno di 100 anni, 10 fenomeni all'anno. E quindi ci siamo buttati a pesce, americani e noi, su questa possibilità di sviluppo. Naturalmente questo richiede due cose. Primo, la possibilità di sviluppare tecnologie sufficientemente sofisticate per costruire una macchina così più complessa di quella precedente, una volta avevamo capito quali erano i principi giusti. Due, trovare chi ci sponsorizzasse. Gli americani, molto più efficienti di noi, hanno trovato 200 milioni di dollari e quindi nel 2009 loro erano pronti per fare l'upgrade, il miglioramento. Noi nel 2011 abbiamo trovato 20 milioni di euro, soddisfatti, un decimo, una macchina contro due, vabbè, ma noi siamo più bravi, ce la facciamo. Allora è partita l'upgrade. Oh, e qui è bellissima la storia, secondo me, perché l'upgrade, beh, gli americani hanno già soldi, e ragazzi, cominciate voi, fate l'upgrade voi. Sì, però voi continuate a prendere i dati, e noi abbiamo continuato a prendere i dati fino alla fine del 2011. Sì, però prendiamo dati mettendo delle soluzioni tecnologiche che magari potrebbero essere utili per i nuovi interferometri. Ok, perfetto. Allora noi abbiamo cambiato la maniera di sospendere gli specchi, invece di mettere i fili d'acciaio, come erano sia i Daigo che noi nella prima generazione, abbiamo messo dei fili di quarzo. Ora immaginate gli specchi di 40 kg attaccati con 4 fili di quarzo. Anche questa è una sfida tecnologica, tutt'altro è trascurato, perché questi sono fili di quarzo del diametro di di millimetri, non è che sono tanto quarzo. L'abbiamo implementato mentre i nostri amici smontavano e cominciavano a rimontare. Il sistema ha funzionato perfettamente, ma cari amici, ha funzionato bene, allora lo mettiamo anche noi. Quindi noi al 2012 abbiamo cominciato a smontare e a costruire mentre loro da 3 anni stavano andando avanti. A questo punto abbiamo firmato nel 2014, prima che loro finissero la costruzione, un accordo in cui siamo diventati una sola collaborazione. E l'accordo è stato fatto in questi termini: qualunque risultato scientifico, da qualunque strumento venga, è un risultato collettivo della comunità Laigo e Virgo. Quindi, indipendentemente da quale strumento sarebbe stato in funzione, indipendentemente da quale tecnologia usata, perché alcune tecnologie sono differenti, il bello è anche abbiamo tecnologie differenti, però era un risultato di questa collaborazione globale, perché siamo passati da una fase competitiva a fase di collaborazione sui dati, a una fase di collaborazione tecnologica completa, per cui noi abbiamo accesso a qualunque informazione di Laigo, Laigo ha accesso a qualunque informazione nostra continuamente. E questo, diciamo, lo sottolineo perché è un aspetto, come dire, sociologico della scienza che non è comune. Gli osservatori astronomici, per esempio, lavorano tutti in competizione, non c'è uno scambio di dati, ciascuno prende i propri dati e li fa pubblica per conto suo. Le particelle elementari, di nuovo, c'è la competizione addirittura tra gli stessi esperimenti del CERN, sono in competizione tra di loro. Noi abbiamo aperto una storia diversa di gestire la scienza, secondo me.
e anche questo mi piace moltissimo e rientra nel discorso del Rotary, come ho sottolineato varie volte. Ci vuole la collaborazione per poter avere delle ambizioni molto grandi in settori estremamente complicati, perché se no si fallisce. Infatti c'è stato uno scambio di informazioni continue, ci sono rotte, per esempio a noi nella costruzione ci sono rotte delle lame, gli americani terrorizzati hanno detto oddio mi sono rotte le lame, come si fa? Io sono andato a Hanford, mi sono caricato delle lame per farle passare attraverso i controlli delle aerei, non è stato triviale, ma c'avevo il borrino dell'NSF, per cui della National Science Foundation, per cui me le sono portate esattissime, le sono portate a casa e abbiamo analizzato anche le loro lame per verificare se loro avessero o meno dei problemi, erano quelli che noi avevamo scoperto, che c'era dell'idrogeno che si infilava dentro e quindi le lame dopo 8 anni si spaccavano. Per cui diciamo, è molto bello, secondo me, anche aver partecipato a questa bella storia. I disturbi sismici, dicevo, ma i disturbi antropici sono delle terre, aerei, elicotteri, treni, macchine, e qualunque cosa si muova fa oscillare le maree del mare, ma anche le maree terrestri. La terra si deforma per il passaggio dell'acqua e noi dobbiamo compensare le maree terrestri con degli strumenti estremamente sofisticati che mettiamo in cima ai posti dove sono attaccati gli specchi e spostiamo opportunamente. Un altro effetto banale da correggere è il fatto che gli specchi sono localizzati a vari chilometri uno dall'altro e naturalmente la gravità, questa, li fa cadere verso il centro della Terra, quindi gli specchi puntano sul centro della Terra, ma a qualche chilometro la curvatura della Terra si vede, quindi dobbiamo spostare gli specchi per mantenerli paralleli, perché altrimenti non sarebbero paralleli, lo spazio arriva e pum, e addio fascio, se ne va a passeggio. Poi sono effetti sofisticati quantistici della luce. La luce è quantizzata, sono i fotoni, quindi bisogna stare molto attenti alle fluttuazioni del laser, dei fotoni del laser. E poi gli specchi devono essere quanto di più bello esista sulla faccia della Terra. Specchi puliti, perfetti, di silicio al 99,99999%, silicio straordinario, perfettamente riflettenti nell'infrarosso, perché noi usiamo un laser infrarosso, non un laser visibile. E qui vedete un pochino i rumori contro i quali dobbiamo combattere. Allora, qui sono la pressione di radiazione, perché la luce ha una pressione di radiazione che sposta gli specchi, dobbiamo compensare per questo. Gli specchi si scaldano, noi dobbiamo cambiare la temperatura degli specchi, perché la temperatura fa cambiare il raggio di curvatura, cambia il raggio di curvatura, cambiano le proprietà di riflessione degli specchi, addio segnale di nuovo. E quindi anche lì è tutto, naturalmente giochiamo su delle misure straordinariamente piccole. Gli specchi sono stati lavorati in un laboratorio che abbiamo costruito ad hoc in Francia con una precisione superficiale di mezzo nanometro. Ora, per darvi una scala, una superficie molto pulita, molto trattata in maniera estremamente sofisticata ha le dimensioni di 15 nanometri, perché è uno strato molecolare. Quindi noi siamo a un trentesimo di uno strato molecolare. Non possiamo sopportare variazioni della superficie dello specchio più grandi di mezzo nanometro, perché questo ci disturba il segnale. E abbiamo fatto gli specchi per Virgo, ma l'abbiamo fatti anche per LIGO e l'abbiamo fatti anche per Cagra. Quindi, come vedete, la collaborazione funziona molto bene, perché il trattamento degli specchi l'abbiamo fatto noi per tutti. Ecco, del via qui ora, non voglio, ma vedete qui il moto dei terreni è 10 alla meno 8, diciamo, meno 9 metri, e quindi 10 miliardi di volte più grande il segnale che vogliamo misurare. È chiaro che la microsismicità cancella tutto. È tutto spaventosamente disastroso per il nostro strumento. Quindi la caccia ai rumori per noi è una cosa vitale, perché ci occupa gran parte del nostro tempo. Allora, qui un po' di foto. Sistema ultraalto vuoto, vi dicevo, tunnel, è 10 alla meno 12 atmosfere. Abbastanza vuoto, come vedete. È 1000 volte più vuoto del tunnel dell'HC, per esempio. Questi specchi, come vi dicevo, non soltanto sono estremamente puliti, estremamente sofisticati, ma sono giganteschi, perché più pesanti sono e meno si spostano per tutti gli effetti termici o di radiazione, pressione di radiazione. Lo specchio più grande di tutti è quello di splitter, quello che separa due facce, ed ha un diametro di 55 cm, quindi è una roba anche difficile da costruire. Vi dicevo prima, le sospensioni a base di quarzo, quindi sono dei fili di quarzo agganciati a un'ancorotta che è appiccicata allo specchio. E il tutto viene montato
con strutture molto complesse, come vedete questo è un collega e queste sono le dimensioni del payload, cioè di tutto il sistema che blocca lo specchio se per caso si spaccano i fili di quarzo, lo deve tenere bloccato, e che serve anche per orientare, perché gli specchi si muovono, quindi noi abbiamo un sistema sofisticato per cambiare l'orientamento in modo tale che l'angolo sia perfettamente preciso quello rispetto alla direzione. Vedete, qui l'ingegneria si spreca ovviamente. Questo è un tipico banco ottico, un centinaio di componenti e così via. Queste sono le magiche sospensioni, i sistemi di filtraggio delle fluttuazioni della sismicità. Ah, queste qui hanno un ruolo importante, non soltanto perché servono per smorzare di un fattore un milione di un miliardo di volte le vibrazioni del terreno, ma per poter monitorare questi sistemi di attenuazione delle vibrazioni, noi abbiamo sviluppato dei sensori, dei piccoli sensori, purtroppo ora non ce l'ho dietro uno, dei scatolotti che costano un centinaio di euro l'uno circa, che noi abbiamo piazzato intorno al nostro interferometro per vedere le variazioni temporali della microsismicità del terreno. Questo è un sistema che ci siamo accorti permette di rivelare uno dei fenomeni che naturalmente i nostri interferometri vedono, e sono i terremoti. I terremoti spostano i nostri specchi. Il terremoto di Fukushima, quello che avvenne qualche anno fa in Giappone, terrificante, distrusse tutto, maremoto, eccetera, però è molto lontano perché è esattamente dall'altra parte del mondo, a noi arrivò e vedemmo gli specchi spostarsi di un centimetro. Ora un centimetro con un sistema che smorza le vibrazioni in questa maniera è qualche cosa di terrificante. Io ero con altri in sala controllo, perché erano circa le 8 di mattina, passavo da lì per vedere al solito come andavano le cose, e io, ma che c'è qui, un'esplosione nucleare, ma che sta succedendo? Accendemmo, guardavo subito su internet e vedemmo che era stato un terremoto, e immediatamente vedendo l'orario esatto in cui il terremoto di Fukushima era stato registrato, e l'orario esatto, perché noi abbiamo degli orologi atomici con i quali misuriamo il tempo, perché noi dobbiamo essere assolutamente certi della tempistica, perché poi dobbiamo comunicare con i nostri amici americani i tempi di passaggio, abbiamo potuto calcolare esattamente la velocità di trasmissione delle onde sismiche attraverso la Terra, una misura molto più precisa di tanti altri strumenti sismologici, perché l'abbiamo vista dove è arrivata. E con questi sensori che vi dicevo, purtroppo quando c'è stato il terremoto di Amatrice, noi l'abbiamo visto violentemente, vedete, qui è partito tutto, è balonzolato tutto, il sistema ha perso completamente il suo sistema di autoassestamento, abbiamo dovuto lavorarci per un paio di ore per poter riportare gli specchi nel posizionamento opportuno per far passare la luce al nostro strumento, perché il terremoto ha mosso tutto. Ma il nostro sistema di sensori ha visto il passaggio del terremoto, ma quello che è più interessante, ha visto alcune onde arrivare circa 10 secondi prima della onda grande del terremoto. Ora, di nuovo, 10 secondi è interessante dal punto di vista conoscitivo, ma immaginate che noi riusciamo a portare questo intervallo da 10 secondi a qualche minuto. Qualche minuto vuol dire che noi potremo dare un'allerta alla protezione civile di fermare i treni, bloccare le centrali, avvisare la gente, salvare migliaia di persone. Questo è un grosso obiettivo che noi abbiamo nei prossimi anni, perché essendo, riprendo il discorso di prima, pagati con i soldi dei contribuenti, uno dei nostri doveri è ritornare alla società civile con dei prodotti che possano permettere un miglioramento della qualità della vita. È bello conoscere l'universo, è bello andare avanti nella conoscenza, ma le tecnologie sviluppate sono talmente ricche, talmente complesse, che possono portare dei benefici. Io non so quante di queste tecnologie porteranno dei benefici, però questo è un canale possibile. La lavorazione delle ottiche ha quelle precisioni lì, io non so se, quando, come saranno possibili applicazioni del tipo oculistico, ma perché no? Mi aspetto che arriverà un momento in cui sarà possibile. Quindi, come vedete, la scienza, quando è molto ambiziosa e molto complessa, può sviluppare tecnologie che possono portare grossi vantaggi.
per non parlare di tutti i fenomeni legati ai controlli, all'elettronica. Abbiamo sviluppato dell'elettronica ad hoc molto sofisticata, abbiamo delle schede che si comportano come supercalcolatori, per cui di nuovo potranno essere utilizzati in altri. Arriviamo ora al 14 settembre 2015, ore 11:50 di Roma, era notte in America. Hanford e Livingston vedono due botte che sono molto al di sopra della striscia di rumore costante che gli strumenti danno. Questo è il rumore costante. Ma qui vedete, un affare 20 volte più grande della larghezza del rumore. E naturalmente i colleghi, loro, ma anche noi, perché anche noi, come vi dicevo prima, noi vediamo quello che succede. Loro erano accesi, noi ancora no, perché loro hanno finito, hanno inaugurato, hanno finito alla fine del 2014 e quindi a maggio del 2015 hanno cominciato a funzionare. Noi abbiamo finito, partiti 2 anni e mezzo di ritardo, abbiamo finito a novembre del 2016 e ora stiamo partendo. Per cui diciamo, abbiamo uno sfasamento che ce l'avamo dati, d'accordo. E abbiamo visto questo segnale e tutti, caspita, prima cosa da verificare l'intervallo temporale, come ha detto giustamente la produzione, l'intervallo temporale di 7 millisecondi tra i picchi dei due segnali, bellissimo, quindi potrebbe essere veramente un passaggio di onda, è passata prima da uno e poi dall'altro. Se non ci fosse stata questa differenza, la correlazione è chiaro sarebbe stata molto debole. A questo punto abbiamo cominciato a lavorarci e da settembre 2015 siamo arrivati a febbraio 2016 per dare l'annuncio. Perché? Perché volevamo essere sicuri di quello che avevamo visto, non volevamo essere degli avventurieri. Nel passato ci sono stati vari casi in cui degli scienziati che non lavoravano in queste cose dell'interferometro hanno detto: visto l'onda gravitazionale, visto l'onda gravitazionale, perché? Perché un qualche cosa atteso da 100 anni è chiaro che tutti vorrebbero essere prima averlo visto. Ed è comprensibile, è perfettamente umano. Purtroppo tutte le volte sono rivelate delle un po' delle bufale scientifiche in me. Noi volevamo essere sicuri, anche perché noi avevamo un brutto vizio di iniettare dei segnali finti. Allora, noi dal 2007-2008 abbiamo preso la decisione di buttare dentro dei segnali finti all'insaputa per gli scienziati. Soltanto 3 persone sapevano quale segnale e quando mandarlo e non lo dicevano a nessuno. Le persone che lavoravano in osservatori misuravano un segnale e dicevano: oh, abbiamo un segnale, tutti a lavorare, analizzare, vedere, concludere, scrivere l'articolo scientifico se il segnale superava tutti i criteri di analisi possibile. Quando l'articolo scientifico era pronto, i 3 gentlemen si presentavano, questi signori e una signora, si presentavano, aprivano la busta e tiravano fuori il foglio e dicevano: è un segnale falso oppure è un segnale, non abbiamo mandato nessun segnale. E tutte le volte era un segnale falso. Per cui diciamo, ma non ci preoccupava, non ci deprimavamo per questo caso, perché era un caso di test per verificare che tutti i sistemi di analisi e di elettronica, di controllo, eccetera, funzionassero bene. Direi che è una prudenza importante. Allora, quando è successo questo, naturalmente ci caspita la macchina. Questo è successo il 14 settembre. Questi interferometri erano in quello che noi chiamiamo presa di dati ingegneristica, cioè non era ancora la presa di dati ufficiale. Noi diciamo run scientifico quando cominciamo a prendere dati convinti, run ingegneristico quando siamo quasi convinti ma teniamo le macchine un po' in funzione per vedere e fare gli ultimi controlli. Dal 13 settembre fino al 18 c'era il run ingegneristico, dal 18 partiva quello scientifico e questo a Roma è arrivato il 14 settembre. Quindi diciamo, è arrivato il periodo che teoricamente non doveva essere l'ideale, però arrivava un segnale. Allora, naturalmente la maggior parte dice: ma sarà forse anche questo finto. Era lavoro, siamo arrivati a gennaio e la cosa divertente è che i 3 signori, più i 2 direttori dei laboratori, il laboratorio di Laigo ed io, sapevamo che non poteva essere un segnale finto. Perché noi e i 2 direttori decidono quando si mandano i segnali finti, il periodo, l'intervallo, non il giorno,
avevamo detto cominciate dal show, da quando si comincia a fare la presa d'aria, non vendatevi prima, non serve a niente. Quindi noi sapevamo in 5 che non poteva essere un segnale finito, quindi stare zitti, 1500 persone zitte, non comunicare fuori per mesi e mesi questo fenomeno è stato anche questo un altro caso di sociologia interessante, perché si parla tutti a bar eccetera, qualcuno che non era dell'ambiente dice ma forse sono state viste eccetera, ma noi diciamo no, ma che dite, assolutamente. Però in realtà noi friggevamo, non dormivamo sopra questo. Aspetta, vediamo un po' se uscisse. Questo è il chip, il 5T che dicevamo prima. Questi sono i due segnali registrati dagli interferometri in un range di frequenze da 35 circa a 350 Hz. Qui si vede la luminosità indica l'intensità, queste sono le frequenze e questi sono gli intervalli temporali. Come vedete, il tutto è durato 2 decimi di secondo. Quest'onda gravitazionale è stata generata nel pezzo che noi abbiamo visto in 2 decimi di secondo, e 2 decimi di secondo ci ha messo per passare attraverso la Terra e i nostri interferometri. Questa è salita di intensità, ora si vede meglio nella prossima figura. Una cosa che vorrei farvi notare, che dipende anche quella dalla collaborazione globale, gli americani lavoravano tra 250 Hz e 2000 Hz, noi lavoravamo tra 10 Hz e 1000 Hz circa. E noi abbiamo insistito molto con gli americani, dobbiamo andare a basse frequenze, perché a basse frequenze abbiamo molte più possibilità di vedere segnali. E loro hanno detto, sì, però voi migliorate la vostra sensibilità alle alte frequenze. Ci siamo convinti reciprocamente, ed è grazie alle basse frequenze, perché sennò si sarebbe visto soltanto un pezzettino in cima. E non sarebbe stato sufficiente per dire abbiamo visto la gravitazionale. Quindi no, è un bel risultato collettivo. Qui si vedono i due segnali, vedete qui la frequenza qui aumenta perché i massimi si avvicinano, quindi diventa sempre più acuto il suono e sempre più intenso, fino ad arrivare a un certo punto in cui poi si smorza rapidamente. E lo stesso avviene in entrambi gli interferometri, sempre per i soliti 2 decimi di secondo. Ora vi faccio vedere il calcolo teorico che è stato fatto usando l'equazione di Einstein. Ma questo è importante perché noi avevamo questo caso per poter verificare se effettivamente le equazioni di Einstein erano corrette nella predizione dell'emissione gravitazionale. Qui abbiamo calcolato, mettendo dei parametri opportuni sui sorgenti, per vedere se riuscivamo a ricostruirle. Ora qui vediamo se si riesce a vedere, non so se vedete la riga che fitta perfettamente i segnali. Quello è il calcolo teorico che fitta perfettamente i segnali. Da quel caso lì noi abbiamo potuto dedurre le proprietà delle sorgenti. Le sorgenti erano qualcosa di veramente fenomenale, perché erano due buchi neri, non due stelle di neutroni. Noi ci aspettavamo di vedere stelle di neutroni perché teoricamente erano molto più frequenti, poi le stelle di neutroni se ne vedono tante, le pulsa, ce ne sono migliaia, decine di migliaia, è una roba frequente nell'universo. Buchi neri, chi l'ha mai visto i buchi neri? Soltanto indirettamente sono stati visti i buchi neri nel centro della galassia, perché si è visto del gas che emetteva radiazione X, perché è come se cadesse verso il centro della galassia, però era qualcosa di indiretto, buon vero, non l'aveva visto nessuno. E allora l'unica soluzione possibile che riproduceva perfettamente quella curva, ora qui c'è la curva sperimentale con la riproduzione teorica, due buchi neri che si avvicinavano, collassavano e diventavano sferici. La parte di avvicinamento è rappresentata da questa parte, la parte di collisione, di congiunzione dal massimo, la zona intorno al massimo, e la zona di specializzazione dal fatto che le onde poi smorzavano, perché soltanto segnali che vengono da sorgenti asimmetriche possono essere messi in onde gravitazionali. Un aspetto interessante è che noi potevamo calcolare anche le velocità e le distanze a cui si muovevano questi oggetti. Questi oggetti si erano distanti tra di loro, avevano dei diametri di 200-300 km l'uno, e viaggiavano a circa 500 km inizialmente uno rispetto all'altro. La velocità relativa era metà della velocità della luce.
Quindi due oggetti che viaggiavano a metà della velocità della luce uno contro l'altro. Queste sono le caratteristiche del sistema: 36 masse solari e 29 masse solari di due buchi neri, 62 masse solari, quello risultante, tre masse solari mancano e sono la trasformazione in energia trasportata via da onde gravitazionali durante queste fasi di emissione di due decimi di secondo. Questa energia è 50 volte tutta la radiazione elettromagnetica dell'universo. Quindi è di gran lunga il fenomeno più energetico mai visto nell'astrofisica. 50 volte tutta la luce dell'universo. È una cosa che a noi ovviamente ha sconvolto. Il tutto è avvenuto 1,34 miliardi di anni fa e tutto 2 decimi di secondo. Quindi una quantità di energia terrificante emessa per un tempo brevissimo da un fenomeno catastrofico inimmaginabile prima. Per cui ovviamente la stampa mondiale ne ha fatto il caso scientifico dell'anno, del secolo, i Twitter di Obama, i Twitter di Zuckerberg, che tra l'altro ci ha dato anche un premio a tutta la collaborazione. Qui abbiamo Time, e poi se volete anche qui Che tempo che fa, McEvoy che ci ha mai riprodotto sulla sua cuffia la onda, e Eva 2000-3000 che fa anche lui. Tutti hanno parlato, come vedete, è stato sicuramente uno degli eventi mediatici più importanti del 2016. Una piccola animazione, ho quasi finito, ragazzi, un po' di pazienza, ma volevo concludere con queste ultime due cose. Una piccola animazione in cui si vedono i due buchi neri che si stanno avvicinando con una deformazione dello spazio-tempo, e qui in blu vedete l'andamento e l'emissione dell'onda. L'onda che diventa sempre più fitta e sempre più intensa man mano che i due buchi neri si avvicinano. Naturalmente il tutto è molto rallentato, perché questi andrebbero a metà della velocità della luce. Come vedete, le due deformazioni dello spazio-tempo si stanno avvicinando fino a quando diventano una soltanto nella zona vicina al merging, al collasso completo. Una sola zona profonda. Dunque, questo collasso noi l'abbiamo comunicato a tutti i sistemi astronomici che con noi avevano un accordo per vedere in contemporanea le sorgenti di cui noi avremmo ricevuto le onde gravitazionali, perché è chiaro che tutta l'astronomia mondiale è molto interessata al fatto che noi preannunciamo un qualche cosa di straordinario che avviene nell'universo. Perché preannunciamo? Perché in qualunque fenomeni sconvolgenti di questo genere, il primo segnale sono onde gravitazionali. Come vi dicevo, per il Big Bang, il primo segnale è onde gravitazionali, poi arriva tutto il resto. E lo stesso per i buchi neri, lo stesso per le supernove, per i collassi di sistemi. Quindi l'onda gravitazionale è un precursore di tutta la fenomenologia elettromagnetica, quindi ottica, radio, X, eccetera, che arriva da questi fenomeni. E quindi noi avevamo allertato un certo numero, una settantina di centri, di satelliti, eccetera, che hanno tutti puntato nella zona dell'universo da cui veniva questo segnale. Non si è visto niente, per due motivi. Primo, perché con due soli interferometri la triangolazione si fa male. Con tre punti noi si riesce a interferare una zona dell'universo molto precisamente. Con due si prende una banana nel cielo. Quindi era molto grande la zona. Il secondo punto è ancora più interessante, perché la teoria dice che il collasso dei buchi neri non permette l'emissione di radiazione elettromagnetica. Quindi il fatto non sia stata vista la radiazione elettromagnetica potrebbe confermare ancora una volta la teoria di Einstein. Naturalmente un caso è bello, apre la strada, ma qui ce n'abbiamo un altro. Il 26 di dicembre abbiamo beccato un altro caso, che è durato molto più a lungo, quasi un secondo. Ma questi sono due buchi neri più piccolini, 14-17 masse solari, per cui soltanto una massa solare è stata convertita in radiazione gravitazionale, e noi stiamo analizzando ora, non vi dico se abbiamo altri risultati perché fin quando non sono pubblicati non si può dire, ma stiamo analizzando i dati raccolti e continuiamo a raccogliere in questi mesi. Quindi si fa questa scoperta, è che noi abbiamo aperto una finestra nuova dell'universo, completamente nuova, perché i segnali gravitazionali vengono da fenomeni diversi da quelli che generano le onde elettromagnetiche. Quindi una complementarità. Finora abbiamo visto l'universo elettromagnetico, ora vediamo l'universo gravitazionale. Quindi ci aspettiamo
il bello viene ora, se volete. Ci aspettiamo una visione dell'universo diversa da quella che abbiamo costruito finora. Finiamo un pochino di storia. Da Galileo a Hubble, 400 anni. Dai satelliti galileiani, come Galileo l'ha segnato su Tiberius Nuncius, alle tempeste e alle aurore boreali su Giove. È chiaro che c'è stato un progresso fantastico nella nostra maniera di vedere il cielo. Cosa vedremo noi? Non so, sono curioso, mi piacerebbe essere anche più giovane per poter avere più tempo per ammirare quello che scopriremo. Però è chiaro che l'aver trovato i buchi neri e le onde gravitazionali sono due risultati che, diciamo, questa collaborazione che da tanti anni va avanti, che ha richiesto lo sforzo di tantissimi fisici e ingegneri e la passione di tantissimi giovani che hanno dedicato la loro vita, la loro carriera a questo sforzo, direi che è stata premiata per fortuna in questi anni da dei risultati veramente sconvolgenti per noi stessi e direi anche per la conoscenza. Ormai si parla di un'astronomia, non più a sbalare di un'astronomia a molteplici lunghezze d'onda, perché si guardava X, il Sole si guarda nell'X, nel radio, nell'ottico, nel gamma, e ora si parla di un'astronomia con messaggi molteplici, perché i messaggi vengono dalle onde elettromagnetiche e dalle onde gravitazionali. Quindi è cambiata proprio anche la maniera con cui gli astronomi parlano dell'astronomia. Quindi è un cambiamento anche culturale e filosofico della maniera di vedere l'universo. Spero di non avervi sfiancato, annoiato troppo, e con questo vi ringrazio e aspetto domande. A voi, ci sono domande da fare al professore? Diciamo che questa lectio magistralis è stata abbastanza completa, però se ci sono domande, insomma, che ha stimolato la vostra curiosità, è pronto a rispondere. Le domande sono legittime, attenzione, tutte le domande sono legittime, non è ovvio che io riesca a rispondere, l'ha fatto sicuro, però voi potete fare tutte le domande che volete, anche imbarazzate. Buonasera, e allora vi chiedete se sono già ipotizzabili delle possibili applicazioni operative dalla scoperta delle onde gravitazionali? Delle onde gravitazionali direttamente purtroppo no, perché diciamo generare onde gravitazionali è impossibile, perché ci vorrebbe una quantità di energia spropositata, e l'utilizzo di queste delle onde è difficilissimo, perché la loro interazione con la materia, con qualunque sistema, è estremamente debole e fragile. L'unica cosa è tutte le tecnologie sviluppate per rivelarle possono, quindi è una ricaduta indiretta, direi. Però le onde stesse per ora ci sembra difficile che possano portarci a applicazioni. Diversamente dalle onde elettromagnetiche, che invece ci hanno portate tantissime. Un'altra cosa, ecco, che noi ci bisogniamo di verificare è se la velocità con cui queste onde si propagano è la velocità della luce, perché la soluzione di Einstein dice la velocità della luce. Però questo va verificato, quindi noi stiamo cercando di calcolare, e per questo abbiamo bisogno di parecchi eventi, perché la velocità è legata alla massa della particella che trasmette il segnale. Le onde elettromagnetiche sono associate ai fotoni, i fotoni sono particelle di massa nulla. Quindi noi, le onde gravitazionali sono associate ai gravitoni, che sono le particelle di massa. Se hanno massa diversa da zero, potrebbero riempire l'universo, perché magari da tutte le parti, e quindi potrebbero avere prospettive curiose per quanto riguarda la massa oscura o la massa totale dell'universo. Noi abbiamo fissato già con due casi un limite superiore,
che non è zero ma è abbastanza piccino, quindi le onde gravitazionali vanno a una velocità per ora, possiamo affermare, abbastanza vicina alla velocità della luce, però ancora non ci abbiamo bisogno di più casi per poter verificare. Dunque, grazie mille professore, mi sono appuntato una cosa che lei ha detto all'inizio della conferenza, che una massa accelerata produce onde gravitazionali e che una carica accelerata produce onde elettromagnetiche. Quindi c'è questa simmetria tra mondo dell'elettromagnetismo e tra le masse accelerate. Certo. Quindi forse siamo vicini, mi chiedo, a una teoria unificata della fisica che riesca a unire tutte le interazioni fondamentali, e quanto siamo vicini, insomma. Ci si prova, dal punto di vista teorico ci sono parecchie ipotesi in proposito, perché vedi, la difficoltà non è tanto unire la gravitazione con l'elettromagnetismo o l'interazione debole, è unire gli effetti quantistici con la gravità, è lì che viene veramente il punto delicato, molto complicato, perché non abbiamo ancora strumenti sufficienti per decidere quale delle ipotesi teoriche effettivamente corrisponde alla realtà. Ci sono delle teorie molto sofisticate, sicuramente sento parlare delle superstringhe, brains, tutte queste ipotesi sull'universo. Ora, è chiaro che le onde gravitazionali teoricamente potrebbero essere uno strumento di indagine, perché un'onda gravitazionale primordiale interagisce con le superstringhe. Quando passa attraverso una superstringa, probabilmente la sua polarizzazione potrebbe essere modificata. Allora, se noi fossimo capaci di vedere le onde gravitazionali del Big Bang e misurare la polarizzazione, noi forse potremmo arrivare a fare una conclusione su questo punto. Quindi la domanda è molto precisa, ad hoc. Per vedere la polarizzazione, noi dobbiamo concepire degli strumenti di nuova generazione più complicati. Perché abbiamo bisogno di misurare sia la parte bassa frequenza che quella di alta frequenza delle onde, in modo tale da vedere il loro comportamento e possibilmente con dei sistemi, diciamo, orientati opportunamente, in modo da misurarne proprio la polarizzazione, perché sono questi due tipi di polarizzazione teoricamente per le onde gravitazionali. E come queste vengono deformate sarebbe bellissimo fare. Noi ovviamente, non prima di beccarle, abbiamo già fatto il progetto della prossima generazione, l'Einstein Telescope. Abbiamo coordinato a livello europeo lo studio di un progetto di 3 tunnel di 10 km ciascuno sotterraneo, quindi 30 km più lunghi dell'LHC, dove mettere 6 interferometri, non uno ma 6, accoppiati, alta frequenza, bassa frequenza, messi in maniera triangolare, capito? In maniera tale da poter misurare la polarizzazione delle onde e eventualmente poter dirimere su questo caso e aprire la porta di questo tipo di analisi. Ci vuole 1,5 miliardi di euro. Possiamo fare un crowdfunding, ma ce ne vuole 1,5 miliardi di euro. Grazie. Io ho studiato già il caso, però ci lavoriamo a convincere le autorità, ci vorrà qualche anno. Però l'idea è di farlo a livello globale, mondiale, vero? Quindi la collaborazione globale lavora con quella prospettiva, anche per questo ero nell'emisfero sud, raccattare soldi. Ci sono altre domande? Professore, lei ha detto che le ultime scoperte hanno ripagato la passione di tutte le persone che hanno investito la propria carriera. Qua ci sono alcuni ragazzi che devono fare la maturità, ora tutti non li conosco, quindi vogliamo dare qualche consiglio, anche per il percorso da fare per entrare a far parte di questo, faccio l'esempio di Cascina, però insomma c'è con i consigli che può dare un professore a dei ragazzi che si apprestano a fare una scelta per la vita. Dunque, il primo consiglio è scegliete quello che più vi piace, non c'è alcun dubbio, quello è la base della vostra riuscita personale futura.
poi aggiusterete il tiro più avanti o più o meno, ma pensate a quello che vi piace, alla vostra passione, se ce l'avete. Seguitela, non abbandonate mai, perché quello è il motore che vi può portare avanti. Perché siccome al giorno d'oggi c'è competizione, c'è difficoltà, ci sono molti problemi, se voi avete una passione e la coltivate e ci date dentro, poi le riuscite sono molto più alte che non scegliere, insomma, cerco quella strada perché questa mi porterà forse al lavoro sicuro. Questa è possibile, se uno ha una grande passione allora deve cercare di capire quali sono le strade più opportune per lui, guardandosi onestamente, cercando di capire. Questo qui lo reggo sto studio, questa non ce la farò mai perché mi annoia troppo, non ce la posso fare. Però se c'è qualcosa che, e sono sicurissimo, che nel vostro liceo, il professore che avete, con l'ambiente in cui siete, trovate delle cose che vi piacciono, ne sono certissimo, perché diciamo, faccio il mio esempio personale, aiutano a voi. Io ho studiato in un liceo di provincia e sono molto felice di aver studiato in un liceo di provincia, una piccola cittadina del nord Italia, Monza, ma è una cittadina piccolina. Il liceo dove sono andato è un liceo di provincia rispetto ai grandi licei di Milano, ovvio, ma è proprio lì che io e i miei compagni di scuola siamo formati molto bene e credo che voi abbiate un'opportunità eccellente. Anche per questo sono venuto qua, perché sono convinto che la vostra scuola, attraverso la scuola molto, molto buona che raccoglie ragazzi da una zona abbastanza ampia, quindi costringendo anche qualcuno di voi a sacrifici, spostamenti eccetera eccetera, però è capace di darvi motivazioni e un ambiente di studio stimolante. Godete del periodo di studio, perché il periodo di studio è il migliore, è più bello che si passa nella vita, ve lo dico io, che ho avuto un'enorme fortuna, enorme, perché io passo tutta la mia vita a studiare e quindi diciamo sono un caso un po' troppo fortunato, però diciamo il periodo studio liceale, universitario è bello, è interessante, vi apre la mente, siate curiosi e seguite le vostre passioni e poi cercate di tirar fuori tutte le vostre capacità. Lo studio è fatica, terzo anno universitario, dicevo prima a pranzo, terzo anno io volevo farmi le vacanze perché era una scuola che mi obbligava a fare tanti esami, tutti con voti alti, eccetera, eccetera, e volevo farmi un mese di vacanza. E allora decisi che studiavo una notte sì, una notte no, una notte dormivo, una notte studiavo, una notte dormivo, una notte studiavo. Ci voleva un fisico allenato, fate ginnastica e poi sì, rendete il colpo e ve ne andate in vacanza, perché le vacanze ci vuole. A 20 anni bisogna andare in vacanza, non si può solo studiare. Non lo io prima a fermare, l'ho detto sempre anche ai miei figli. Professore, c'è un'altra domanda dal past governatore. Professore, quando fu dato l'annuncio a livello mondiale della scoperta delle onde gravitazionali, si parlò di una scoperta che avrebbe meritato il premio, il riconoscimento del premio Nobel. Ci avete sperato? Ci sperate? Diciamo, quell'anno lì non potevano darcelo per un motivo di principio. Le candidature al premio Nobel si fanno entro il 30 gennaio e noi abbiamo dato l'annuncio che era l'11 febbraio. Perché l'11 febbraio? Perché dovevamo aspettare che la rivista sulla quale pensavamo di pubblicare accettasse l'articolo e ci eravamo messi d'accordo che avremmo dato l'annuncio il giorno della pubblicazione. Quindi il giorno della pubblicazione sulla rivista noi abbiamo dato l'annuncio a Washington e a Cairo. Una accoppiata curiosa, non si ripeterà mai, però è stato divertente, a testimonianza del grande accordo che c'è. Diciamo, per ora ci hanno dato il premio Breakthrough Prize, che è il premio che questa associazione Zuckerberg, Google e tutti loro danno, e hanno fatto una grande cerimonia, l'hanno data a tutti, cioè la prima volevo dare a un gruppo ristretto, ma noi abbiamo detto no, e allora l'hanno data a tutta la collaborazione, quindi siamo stati mille premiati, quindi diciamo il premio denaro è simbolico, però è il principio che tutti devono conoscere, tutti hanno contribuito a questo scoperto. Io credo che quest'anno tocchi a noi, sarei molto stupito. Noi saremo forse in cerimonia, però io prevedo che saranno 3 americani che prenderanno.
perché se, cioè, viene di principio non essere due americani e un italiano. Giazzotto, perché è merito suo che le basse frequenze sono state introdotte, e due americani, Ron Driver, che purtroppo è deceduto, e Ray Wise. Ray Wise è vivo e vegeto. A questo, secondo me, si unirà un teorico che ha studiato il collasso dei buchi neri, Kip Thorne, e probabilmente ci sarà un altro americano che è stato il primo direttore di Dai. Diciamo. Secondo me era meglio che fosse stato già Zotto, ma noi l'abbiamo candidato, ecco, la candidatura dall'Italia per già Zotto è stata presentata. Vabbè, allora.